Domenica 6 agosto, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni per mezz'ora sta con voi. E parla di diversi argomenti, di diverse cose, con diverse persone. Oggi con Alessandro Masella, il mio collega, tratteremo un argomento particolare, in realtà qualcosa che è avvenuto nel Regno Unito e che ci parla di migranti e anche di una chiatta galleggiante che è pronta ad ospitarli. Ma Alessandro, per favore, spiegaci meglio. Ciao Antonella e ciao a tutte e tutti. Sì, è attraccata nelle ultime settimane questa nave davvero grande che è pronta a ospitare 500 migranti. Questa nave si chiama BB Stockholm ed ha attraccato nel porto di Portland in Inghilterra. Insomma, è una nave che ospiterà i richiedenti asilo, coloro che faranno richiesta di asilo e nell'attesa del responso a questa richiesta d'asilo dovranno sostare all'interno di questa nave, che abbiamo detto potrà contenere all'incirca 500 persone. E già l'arrivo di questa nave ha diviso l'opinione pubblica, perché c'è chi la ritiene una prigione galleggiante o anche invece c'è chi la apprezza e ritiene che sia il modo giusto per combattere l'immigrazione illegale. Alessandro, questa cosa però mi rende un po' perplessa, un po' surreale, no? Come scenario, ma qual è la motivazione di questa strategia politica? La motivazione è chiara, è la volontà di combattere e di contrastare l'immigrazione illegale e è una decisione arrivata in maniera molto politica perché è arrivata in vista delle elezioni del 2024. Infatti il ministro Rishi Sunak e il governo hanno intrapreso questa strategia politica per sostanzialmente per recuperare consensi e soprattutto utilizzando il tema dell'immigrazione, perché sulle coste inglesi l'immigrazione negli ultimi anni è salita vertiginosamente e quindi il governo ha approvato delle soluzioni che però non sono piaciute all'opinione pubblica ma neanche agli stati internazionali, perché l'ONU ha fortemente criticato delle decisioni anche precedenti a questa. Ricordiamo la scelta di respingere gli immigrati clandestini e espellerli mandandoli in Ruanda. Ecco, diverse corti hanno già condannato questa decisione politica perché il Ruanda non è uno stato sicuro dove vengono garantiti i diritti costituzionali e quei diritti che sono nella Carta delle Nazioni Unite che devono essere dati a tutti quanti. Quindi questa decisione del Ruanda è stata bocciata. Dopodiché si è scelto di optare per questa chiatta galleggiante che appunto può ospitare fino a 500 persone ed è composta da circa 222 stanze. Ognuna, almeno questo, ha il bagno privato. Il periodo di permanenza all'interno di questa chiatta dovrebbe andare da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 6 mesi, sperando che ovviamente questo limite temporale non venga ecceduto. E sostanzialmente arriva perché le politiche precedenti in tema di immigrazione non hanno funzionato. Infatti per un gran periodo di tempo in Inghilterra si è scelta una strada di pagare degli alberghi a coloro che erano richiedenti asilo, ma questa modalità era troppo esosa, si parla di circa di 6.000 sterline spese al giorno. Quello che ci viene da dire però è che tra una scelta del genere così esosa, ovvero 6 milioni di sterline al giorno sono tantissime per qualsiasi paese, e richiedere una chiatta galleggiante che sembra quasi una prigione, diciamo che ci sono tante sfumature, tante possibilità fra queste due soluzioni estreme e così opposte. Alessandro, senti, io vorrei capire meglio come è organizzata una cosa del genere. Prima di tutto, se mettete la gente su una chiatta in mare, immagino che non possano avere, diciamo, come dire, capacità, possibilità di movimento, soprattutto non in terraferma. E poi come sono organizzate internamente? Sono misti, tipo aree maschili, aree femminili, bambini? Come l'hanno pensata? Per quanto riguarda coloro che saranno su questa nave, si parla solamente di uomini che vanno dai 18 ai 65 anni, quindi non ci saranno donne, non ci saranno bambini. E per quanto riguarda invece le loro condizioni sulla nave, ancora non c'è nulla di certo e di chiaro. C'è qualche ministro che ha rivelato e ha rassicurato i cittadini che
che si trovano nelle zone limitrofe a Portland, li ha rassicurati dicendo che loro, ovvero i migranti, non saranno in grado di circolare liberamente. Questo però ha aperto degli scenari a livello di diritti umani perché sostanzialmente queste persone non sono dei detenuti, quindi non è logico e non è legittimo impedire loro la circolazione all'interno della nave, ma anche la circolazione in una zona vicina al porto. Quindi quello che si dovrebbe cercare di fare è dare loro modo di avere una vita quantomeno normale anche all'interno di una zona perimetrata e una zona circoscritta. Quello che però si teme è il contrario, ovvero che saranno lasciati in una zona molto piccola e nella quale verranno violati i diritti umani. Infatti già l'ONU e tanti paesi internazionali hanno acceso il faro su questa situazione perché la nave BB Stockholm era stata già utilizzata all'inizio degli anni 2000 dai Paesi Bassi e in quel frangente furono tante le denunce di abusi, di violenze anche sessuali che si perpetravano sulla nave e soprattutto il fatto che non erano rispettati i diritti umani. Quindi questa è la prima preoccupazione. Ovviamente capiremo come andrà avanti questa situazione e se l'Inghilterra effettivamente deciderà di mantenere questa soluzione come contrasto all'immigrazione clandestina. Noi ci auguriamo che se proprio questa debba essere la scelta, che sia almeno dotata di tutti i comfort per una vita decente in questi 6 mesi. E ora passiamo a una piccola pillola che ci serve come aiuto per contrastare il caldo. Ci parla il dottor Francesco Casimirri, ovvero il responsabile medico della medicina penitenziaria in carcere. Ascoltiamolo. Buongiorno. Alla luce degli eventi climatici di questi giorni, sento la necessità di dare alcuni consigli che forse la maggior parte di voi già conoscono e mettono in pratica per, come dire, a rischio, alias patologie broncopolmonari o cardiovascolari. Farmaci, se ci si espone al sole, possono creare problemi cutanei molto fastidiosi e a volte anche pericolosi per la salute. Ondate di calore. Come proteggersi dal caldo estivo? 5 consigli per stare bene. 1. Bevi molto, anche quando non hai sete. 2. Mangia frutta e verdura in abbondanza. 3. Evita di uscire nelle ore più calde. 4. Fai docce tiepide, evita l'acqua fredda. 5. Usa il condizionatore a meno di 6 gradi rispetto all'esterno. Per informazioni e assistenza, chiama il numero verde 800-562-110. E dopo aver capito come gestire un poco questa condizione che un po' ci coinvolge tutti, legata chiaramente alla temperatura, passiamo la parola a Francesca Bagnara del Teatro dell'Argine. A gentil richiesta rimandiamo una puntata che aveva realizzato parlando proprio della sua professione, che è la make-up artist. Ascoltiamo che cosa ci racconta. Ritrovate. Allora, oggi ho deciso di fare un video diverso, particolare, perché alcune di voi mi hanno scritto, e quindi le ringrazio, e mi hanno scritto e mi hanno chiesto: Fra, ma effettivamente mi ci spieghi qual è il tuo lavoro da make-up artist? Allora, il mio lavoro da make-up artist è un lavoro... Allora, il lavoro da make-up artist teatrale è un lavoro un po' complesso. Complesso nel senso che sembra facile, alcuni dicono, vabbè, ma dai, prendi, vai a truccare un attore, è anche facile. Nel senso che tutti noi siamo diversi, abbiamo visi e fisicità completamente diverse e diciamo che noi make-up artist, quando trucchiamo, abbiamo a che fare anche con persone che hanno ansia di essere truccate, ansia perché devono andare in scena, ansia perché presto una cinepresa magari le riprenderà per la prossima ora e mezza. A volte il trucco non rispecchia effettivamente quello che loro avevano pensato, ma noi make-up artist l'ultima parola ce l'ha il regista, o comunque noi che decidiamo il make-up, il trucco e l'effetto che vogliamo fare, e quindi è un po', diciamo,
un po' strano, ma a un certo punto sembriamo un po' dei psicologi, ecco, perché fondamentalmente noi facciamo rilassare l'attore. La cosa più importante è che noi facciamo rilassare l'attore. Noi, make-up artist, dico noi perché siamo in tantissimi tra l'altro, e lavoriamo dietro le quinte, quindi tutto quello che succede dietro, a, o che sia una cinepresa o che sia un teatro, ne lavoriamo dietro. Ci sono trucchi che non è il trucco moda come vi ho insegnato nelle puntate precedenti, mettere la matita, il contouring, no, è proprio disegnare un personaggio sul volto. Io dico sempre che il make up finale è la fine, la ciliegina sulla torta di un personaggio a tutto tondo. Il personaggio c'è, l'attore, poi c'è il monologo, l'interpretazione, il costume e poi viene il make up. Diciamo che è la ciliegina, è la chicca, diciamo, per concludere il percorso di questo attore che veste un personaggio. Ecco, come quando noi, io dico sempre anche alle mie allieve, quando noi ci vestiamo, ci prepariamo, ci mettiamo la sciarpa, ci mettiamo il cappotto, ci mettiamo le scarpe, ci rilacciamo, ci trucchiamo, poi dopo cosa facciamo? Mettiamo, prima di uscire di casa, mettiamo il cappello, chi prende le chiavi, chi prende la borsetta, lo zaino, ecco, noi siamo quella cosa lì, l'ultimo zaino, l'ultima cosa da prendere prima di uscire, quindi l'ultima cosa che un personaggio fa è vestirsi e truccarsi da personaggio. Non è facile perché ci sono personaggi che richiedono molto make-up. Ho fatto trucchi come può essere un diavolo, come può essere una dea, una farfalla, come può essere un circense. Ho avuto modo di lavorare con truccatori del Cirque du Soleil, con truccatori di un certo livello. Uno dei miei maestri è stato un grande truccatore per un film quale non penso di poter citare, quindi non lo cito, ma un grande film di effetti speciali. Quindi sono andato a lavorare con il lattice, faccio sangue finto, faccio cicatrici, insomma faccio tante cose, perché il make up teatrale è soprattutto questo, teatrale ed effetto speciale, soprattutto sui set. È un lavoro pesante perché il truccatore, make-up artist, è quella persona che viene prima, quasi prima di tutti, e se ne va via per ultimo. Quindi a volte dobbiamo da mettere a posto la postazione, dobbiamo lavorarci sopra, insomma. È un po' stressante, però è molto molto bello. Ecco, in questo momento domani concluderò un mio corso di make up qui in teatro da me. Sono molto contenta e molto orgogliosa di me, che mi è stato, e ringrazio i miei colleghi che mi hanno permesso di fare questa cosa. Quello che dico sempre alle mie allieve è il nostro viso, il nostro corpo è una tela e noi siamo dei pittori e abbiamo in mano dei pennelli. Quindi disegniamo la nostra vita o quello che ci passa per la testa su di noi. E devo dire che sta venendo fuori delle cose bellissime. Una cosa che mi piacerebbe molto avere da voi, mi piacerebbe tanto, provate anche voi a desiderare qualcosa, può essere un animale, può essere una pianta particolare, un effetto, e mi piacerebbe che voi provaste a disegnarlo su di voi come voi lo vedete. Quello che dico io anche ai miei allievi è: bene, ti piace il gatto, ma tu come lo vedi umanizzato il gatto? Quindi non voglio che mi disegni il gattino, proprio voglio proprio vedere come secondo te, nella tua testa, nella tua immaginazione, quindi qui un lavoro anche di grande fantasia, come un gatto può essere umanizzato. E vi assicuro che poi vi guardate allo specchio e trovate grandi cose, vi rendete conto che la vostra fantasia va ben oltre. La cosa importante di una make-up artist di teatro è che il trucco sull'attore si deve vedere anche all'ultimo posto della piccionaia in un teatro, quindi non sarà, come vi ho insegnato nelle precedenti puntate, un contouring leggero, un po' di goto, un po' di rosino, ma sarà un colore molto ma molto più acceso, perché appunto dal palco si deve vedere lontano, in cima là sulla piccionaia. Io sono anche attrice e riconosco l'adrenalina quando si sale sul palco. Ammetto che ormai è un po' che non lo faccio, però ammetto che quando esco come make-up artist nei teatri ancora ho quell'adrenalina, quella farfalla nello stomaco che mi tengono vivo in me
la passione che ho per questo lavoro, che è tanta, è veramente tanta. Anche a livello umano è molto bello perché conosci persone molto, molto carine. E ora, a gentil richiesta, mandiamo una replica della rubrica Genitori in pena. Simona D'Agostino e Silvia Ferrero ci parlano della nascita di una mamma e di un papà, e quindi di tutte le emozioni che si sperimentano in quel particolare momento. Ascoltiamole. Grazie a tutti i telespettatori, i radiospettatori, siamo su Eduradio e parliamo, noi, io Silvia Ferrero, Simona D'Agostino, parliamo di genitori in pena. Abbiamo parlato già comunque in alcune puntate, abbiamo fatto riferimento al tema della genitorialità. Quando nasce un bambino si può dire che nascano anche due genitori. Quindi adesso io chiedo alla dottoressa D'Agostino di parlarci un pochino più nel dettaglio di cosa significa la nascita di una nuova mamma e di un nuovo papà. Ciao a tutti, grazie Silvia, ben trovata e grazie a Eduradio che ci dà sempre la possibilità di affrontare temi così importanti e così cari a tutti. Dunque, allora, si diventa mamma e si diventa papà, come si diventa? La nascita è sicuramente un evento fantastico, un evento eccezionale, la nascita di un bambino, un evento unico. Non è detto che però sia sempre così bello anche in seguito. In che senso? Nel senso che abbiamo sentito parlare molto spesso di donne che hanno dei momenti di difficoltà proprio nel momento del postpartum. Spesso sicuramente abbiamo sentito parlare di depressione postpartum, il che significa che così come c'è tanta gioia di fronte alla nascita di un figlio, allo stesso tempo ci si può sentire in una maniera, come dire, inadeguata, perché va sfatato sicuramente il mito per cui una donna naturalmente si approccia ad un bambino e naturalmente riesce ad essere mamma. È un qualcosa invece che va imparato, che va appreso e quindi si segue l'evoluzione del bambino per apprendere insieme a lui delle competenze. Allo stesso modo è un qualcosa che può succedere al papà. In particolar modo nel momento in cui la donna si trova in un momento di difficoltà è sicuramente fondamentale il sostegno del proprio partner. Perché? Perché si possono avere momenti di stanchezza, dei momenti di inadeguatezza. È importante che ci sia qualcuno che sia lì a sorreggere e soprattutto che ci sia qualcuno a condividere anche queste, come dire, anche un po' le paure, no? Di affrontare questa nuovissima esperienza dell'essere genitori. Certamente. Quindi ai padri bisogna armarsi di santa pazienza, diciamo. E le mamme devono imparare anche a delegare un po' di più, perché comunque è importante che anche il padre abbia un ruolo e si prenda poi appunto anche un po' le sue responsabilità, le sue soddisfazioni. E quindi insomma lasciare, dando le istruzioni del caso, però lasciare anche un po' di margine di manovra ai padri, ecco, perché a volte le mamme un po' anche per il senso di colpa, un po' per il senso di responsabilità, tendono un pochino a voler fare un po' tutto loro, al massimo delegano la nonna, ecco, però insomma invece è giusto che il padre insomma prenda in mano il proprio ruolo, perché è molto importante la figura paterna per i bambini. Allora sì, è sicuramente molto importante, giustissimo tutto quello che dici. D'altra parte una donna così come un uomo senza alcuna distinzione non devono sentirsi in difficoltà nel dire che non sono capaci di fare qualcosa, insomma, rispetto l'accudimento, ecco, di un bambino così piccolo. Non bisogna avere vergogna, insomma, di poter manifestare una difficoltà. Anzi, questo sarebbe fondamentale affinché l'altro possa sostenere. Sostenere una donna che sta per diventare mamma, già a partire
dalla sua gravidanza, quindi non so accompagnarla alle visite, così come accompagnarla ad un corso preparto e anche poi questa grandissima evoluzione che risale a non tantissimi anni fa, cioè quella di consentire al papà di entrare anche nella sala parto. E quindi sono esperienze che aiutano sicuramente ad essere molto molto vicini poi alla mamma, a condividere quelle che sono poi delle nuove emozioni del tutto sconosciute e che poi sicuramente sono quelle che rappresentano il substrato su cui poi a essere coinvolti in questa figura, in questa nuova figura che si viene a creare, perché non basta solamente avere un bambino, cioè essere anagraficamente il papà o la mamma, è necessario che si vadano a costruire questi ruoli, così come è assolutamente necessario che un uomo e una donna continuino a mantenere la propria vita coniugale, cioè il proprio spazio, la propria vita di coppia. La relazione è fondamentale. Quindi riuscire anche a, il che è abbastanza complesso, cioè non essere assorbiti completamente da questo nuovo bambino che è arrivato, ma riuscire a ritagliarsi anche degli spazi. Certo è che tutto questo è un qualcosa che arriva pian piano, che arriva con il tempo, perché non può essere tutto immediato. Consideriamo che la nascita di un bambino è comunque un evento critico, critico in senso positivo, cioè critico nel senso che va a stabilire una rottura su quelli che erano gli equilibri precedenti e sui quali andare a ricostruire nuovi ruoli, nuove esperienze e quindi andare a ricostruire una nuova famiglia. E questo naturalmente richiede un riadattamento, richiede nuove competenze, richiede sicuramente del tempo. Certo, certo. No, è molto importante anche perché poi, diciamo, dell'equilibrio della coppia, poi ne va anche dell'equilibrio della famiglia. Cioè, spesso magari appunto non è detto che anche lasciare qualche volta il bambino con i nonni o con delle persone esterne per poter avere dei momenti comunque anche di rilassamento, perché poi insomma si arrivano anche delle fasi di profonda stanchezza e profondo stress, perché poi uno magari non si sente adeguato, non... quindi delle volte staccare proprio un pochino la spina serve per ricaricare l'energia. Sì, e questo è un po' quello che dicevi anche in apertura, cioè avere anche la forza di delegare, no? A qualcun altro, fidarsi, ecco, di qualcun altro che possa essere, insomma, una mamma, una sorella, un papà anche, a cui sono tanti, tantissimi nonni che si occupano di neonati, quindi questo ci dà anche la misura, insomma, di quanto sia cambiato la genitorialità, no? Di quanto sia i papà siano molto più partecipi, molto più vicini rispetto al passato. Dobbiamo dire anche che tra l'altro ci sono tantissimi studi che hanno poi evidenziato quanto per esempio con il Covid ci sia stato un grandissimo avvicinamento dei papà ai propri figli, che tendenzialmente sono quelli che restano via da casa molto più tempo, no? Durante la giornata. E chiaramente la convivenza forzata ha fatto in modo che si riallacciassero determinate relazioni e quindi si riprendesse un pochino il senso di quella che è la vera e propria genitorialità, insomma. Certo, certo. Molto bene. Allora riprenderemo comunque questi temi, andremo poi anche ad approfondirne altri e diamo quindi appuntamento ai nostri telespettatori e radioascoltatori alla prossima puntata. Va bene, grazie ancora, arrivederci anzi alla prossima. E anche oggi la nostra puntata termina qui, vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica e vi ricordiamo che ci vediamo domani sulla stessa rete, sugli stessi canali. E che dire, scriveteci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto da me che sono Antonella, da Alessandro Masella, Enea Flacco, Maria Cristina Lolli e Paolo Aleotti. Ciao, a domani!
Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Insight. Codice fiscale 91 42 79 50 372.